Infatti, quando chiacchiero con voi di queste cose, a me piace andare un pochino ad ampio raggio, no? E vi mostro alcuni dei punti di carattere più generale che probabilmente vari tra voi conoscono. Non so se c'è qualcuno tra voi che insegna anche, per esempio, nella scuola o altro, però per dirvi, l'ambiente scuola è fondamentale per la diffusione del software libero, perché si parte da lì e riusciamo a farlo e lo facciamo bene proprio se andiamo su quel filone comunicativo e non ci chiudiamo in un ambito, vi dicevo, di nicchia, perché non deve essere questo. Talvolta si fa confusione anche su questi ambiti, no? Io utilizzo anche nei miei corsi che faccio sulla didattica e sull'open source, infatti mi fa piacere aver sentito prima di Sodi Linux, perché chiaramente marginalmente ne parlerò anch'io, cioè ha senso citarlo. Già legato al software a volte c'è qualche malinteso o qualche fraintendimento e soprattutto riflettiamo anche sul concetto del gratuito, dove il gratuito a volte, se ne parliamo a chi non conosce, può essere percepito come qualcosa di scarso valore. Invece non è vero. Guardate, la Apple ha costruito un impero su questo tema, sul fatto che il marketing legato alla qualità del prodotto ti consenta di creare poi un prodotto di reale qualità nella percezione proprio dell'utente. Dicevo prima, e dico parecchie volte anche durante l'anno, che uno dei motivi per cui noi continuiamo a parlare di Microsoft Windows e di Microsoft Office è perché l'abitudine ci ha portato a farlo e la diffusione ci ha portato a farlo. Ora, se noi neghiamo che esista questo nei nostri ambiti di utilizzo e di lavoro, scolastici, eccetera, commettiamo un errore, a mio parere. È opportuno invece che ne prendiamo atto e proponiamo un'alternativa corretta, ma io dico sempre comparandola, facendo in modo che sia una scelta, perché è il tema della scelta quello che poi, no, ci apre le porte. Il freeware, sappiamo per esempio di che si tratta, e freeware non vuol dire terra di nessuno, ma è comunque qualche cosa che una licenza in qualche misura, anche solo da parte di chi l'ha sviluppato un software, ce l'ha. Lo shareware, se vi chiedessi di farmi un esempio di un programma soggetto ad un periodo di prova, probabilmente vari di voi avrebbero qualche cosa da raccontare. Io cito sempre un esempio su tutti, WinRAR, che è un programma per la compressione dei file che noi utilizziamo. Se noi ci fossimo abituati a conoscere un programma come 7-Zip o 7-Zip, per dirla all'italiana, che è un programma estremamente funzionale e leggero, oltre che multipiattaforma, di WinRAR non parleremo neppure. Ma se voi parlate con persone di poca cultura digitale, piuttosto che con i ragazzi nelle scuole o quant'altro, vedrete che loro come percezione hanno ancora WinZip e WinRAR, perché deriva loro da un'abitudine. E invece ha senso fare anche una diffusione di quel tipo lì. Poi naturalmente il software proprietario, sappiamo, voglio dire, che cosa sia. L'esempio di Microsoft Office è un esempio abbastanza lampante,